il futuro del tavolo, delle associazioni sommesi, qual è? Allora, il tavolo è nato dalla collaborazione tra assessorato e Proloco. Piano piano, oggi è diventato un organismo che anche autonomamente può andare avanti. E anche autonomamente nel senso che l'assessorato può essere al di sopra come cappello di copertura che dà garanzie a tutti quanti. Poi dipende dalla persona, io ci sono sempre andato a questi incontri anche perché è bello trattenere rapporti anche umani con le persone, con queste associazioni. Ed è bello vedere che se in una riunione ce ne sono 10 di rappresentanti, nell'altra successiva sono ancora 10, ma sono cambiati, nel senso che ci si dà appuntamento a seconda di quello che il calendario ha in previsione. È una cosa fondamentale che io auguro a chi di saper gestire, perché al di là del fatto che con l'aria che tira soldi non ce n'è, quella è l'unica maniera per poter avere ancora insomma, una minima continuità di iniziative, perché è nato tutto o quasi tutto dall'assessorato alla cultura, poi ha cominciato a venire fuori, se vi ricordate, quelli della Via Melzi, Somma Giovani esisteva, ma Rock Insomma, che sono state. Lo stesso Sci Club 88 che hanno cominciato con le varie feste. Poi si sono aggiunte anche quelle, qualcuna sa, dell'oratorio della Chiesa, cioè che hanno fatto cornice, che hanno tutte quante. E poi a queste si sono aggiunte quelle dell'amministrazione, quelle mie personali, dell'assessorato, ed è diventato un calendario talmente ricco che io sentivo la gente di fuori dire, ma voi ogni settimana non ce l'avete continuamente. Certo, perché è la sinergia che ha fatto. E sono nate nuove associazioni. Nuove associazioni. Ci sono nate anche quei matti che io adoro, quelli del 63, dal niente. Cosa stanno facendo? Ah, che bello, che bravo. Sono persone che però autonomamente si muovono e tutti dovrebbero essere qui. Ma coordinandoci si lavora tutti assieme. Ora, occorre una guida. La guida sta nella Proloco e nell'amministrazione. Io ci sarò, io ci sarò. Tornando invece al passaggio dei successori, io so che una cosa, la decisione verrà presa dopo la valutazione del bilancio, che ci sono sicuramente dei papabili, no? Mi dico. Quindi secondo te quale sarà Io non lo so, solo che fa bene il mio segretario politico a decidere dopo la votazione del bilancio, e c'è un grosso rischio altrimenti, perché all'interno i giovanotti. So che non si risparmierebbero delle lotte Scusa, intestine. però ti chiedo di farlo capire alla famosa Sciura Maria di Vigeva, no? Io dico la casalinga di Voghera, io dico la casalinga di Coarezza. Facciamo capire alla casalinga di Coarezza cosa significa dopo il bilancio. Perché la nomina di un eventuale successore non gradito a tutti i consiglieri, non condiviso, perché mi sembra di capire, sia a livello nazionale, il PDL abbia un po' questo problema delle nomine, delle condivisioni all'interno del partito delle cose, potrebbe creare, se ho capito bene, assenze importanti nel momento in cui bisognerà votare il bilancio. Adesso Qualcuno potrebbe prendersela, questo è. Michele, va bene, adesso le domande le faccio io, perché vedo che stai dando Beh, sto delle tentando di risposte capire. opportune, penso io, non vorrei che. Ecco, adesso non andiamo su pettegolezzo, nel senso che non credo che si arrivi a questo, saremmo proprio alla frutta, come si dice. Però c'è questo rischio, cioè all'interno del partito c'è una situazione c'è questa situazione, per cui chiaramente fare l'assessore può essere anche un punto di arrivo prestigioso. Io continuo a dire che se non si ha un minimo di competenza e un bel po' di tempo libero, non si ha la possibilità né di fare ciò che le proprie competenze permette, né poter aumentare le competenze per fare di più. È quel di più che ti qualifica. Il di più lo si fa standoci dentro nella struttura, conoscendola e operando insieme alla struttura. Io ho avuto la fortuna di avere a che fare sempre con i dipendenti comunali, che io apprezzo e ringrazio tantissimo, in una maniera diretta, senza nessun tipo di scalini, no, diretta. E non ho mai messo la mia posizione, la mia condizione in posizione diversa, se non quella del pari dignità. Pari dignità, perché lo scopo mio era sempre quello del fare. E
mi rivolgo all'ufficio tecnico, all'ufficio scuola, a tutti l'ufficio turismo, a tutti coloro che hanno, ho avuto un grande sostegno, grande disponibilità, e io sono riuscito a fare tutto quello che ho fatto grazie soprattutto a loro, a tanti consigli, a tanti aiuti, perché non è facile, perché inventarsi gli eventi non è facile. Ma basta che tu vai a cantare su un palco e il tuo microfono prima va e poi non va. Ecco, ci siamo capiti. Certo. Alcune volte il dettaglio fa scalpore più della sostanza vera della cosa. Quindi occorre saper gestire anche tutti questi piccoli passaggi. Quindi un grazie sentito di cuore a tutti i dipendenti comunali che ti sono stati vicini in questi anni. Assolutamente, sì, rimarranno persone che io apprezzo e stimo e con cui io continuerò ad avere un rapporto normale come quello di prima. Qualcuno già ha detto, allora passerai a salutarci almeno? Certo, perché no? Benissimo, e abbiamo testimoniato che anche per quanto ci riguarda sei passato a salutarci invece sì, alle feste, quindi rimani, quando in futuro rimarrai sempre. Io nell'associazione voglio rimanerci come persona che, avendo acquisito un minimo di esperienza, ci tiene ad avere che... Anzi, non è detto che io faccia anche qualcosa di nuovo. Che adesso mi sta frullando, proprio in questo momento mi sta frullando in testa. Bene. Ne parliamo dopo, quando avrai spento quell'oggetto. Dopo ne parliamo per bene, no? Quando ti diremo di aver spento. Cioè, questo non spegne mai, quindi. Quando ti diremo che è spenta. Mentre invece, sempre io e la mia amica casalinga di Corezza vogliamo sapere, anzi meglio, in questo caso la casalinga di Mezzana, perché è 219 che ci hanno detto, Locurcio, vai... che amministra per noi insieme agli altri, cosa diciamo? No, a queste sono persone verso le quali io mi sento più in difficoltà, perché qualcuno mi ha detto assolutamente tu non dovevi farlo senza aver almeno sentito cosa ne pensavano le teste un po' più addentro in queste cose. È vero, io per altre cose, per altri motivi, ho avuto sempre contatti con questi miei referenti, con questi elettori, e devo dire con onestà che tutte le volte che andavo a lamentarmi ed arrabbiarmi, loro mi hanno sempre detto fermati lì, resta lì, perché tu sei un punto di riferimento anche per noi, quindi. Però io non vorrei trovarmi in difficoltà e dover lavorare male. Cioè, non devo trovare difficoltà peggiori, perché difficoltà le ho subite, non voglio avere altre possibilità, non voglio più litigare con la gente, basta. Io sono stato sempre un amministratore che fa le cose, politico sì, ma dopo, non prima politico che amministra. Io sono un amministratore che fa le cose, che poi ragiona come politico. Quindi non voglio vivere questa situazione di fiume, dove in qualche modo rispetti di più il loro voto andatotene via, in questo caso, questo è il concetto. Lo so che piuttosto che dover star lì a seguendo il tuo ragionamento a compromesso. Io credo che anche loro in una situazione come la mia, dove in effetti per 5 anni ho lavorato bene e per un anno non c'è stato verso, guardate. A voler riaprire tutto il libro giorno per giorno c'è qualcuno da dire, per cui non, io auguro a questa amministrazione che vada avanti tranquilla, che vincano le elezioni anche la prossima, e per l'amor di Dio non mi interessa, perché poi io sono convinto che alla fine della fiera, in questi ambiti qua nostri comunali, quello che rimane nella storia di chi ha fatto politica è il rapporto personale e ciò che hai fatto. La gente poi si ricorda come l'hai fatto nel senso del risultato che hai ottenuto, ma tu dei tuoi amici che hai avuto a fianco ti ricordi non tanto e solo per quello che hai fatto, ma per come hai vissuto il rapporto personale. Oggi il rapporto personale con qualcuno è completamente logorato, per cui se devo rimanere in una situazione così, ma che ci sto a fare? Io resto sempre nel mio partito, ma nei rapporti di operativi non ci voglio più avere a che fare, questo non lo voglio. Mi rimetto a cantare, canto, perché la musica è la mia passione. A questo punto, siccome la voce più insistente in questo momento all'interno degli ambiti politici è se ce la fanno tirano avanti ancora un anno, la tua opinione qual è?
che io ce l'ho fatta tirare avanti un anno. Ai posteri largo sentenza, non la vivrò più questa esperienza, Michele, quindi non potrò dirti, se non da spettatore esterno, con le premesse che ci sono, se non si trovano dei punti fissi, saldi, su cui ancorarsi e decidere, facciamo questo, 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 via, tutto il resto sono fronzoli, andiamo avanti, altrimenti c'è sì il rischio della debacle, ma nel senso che gli obiettivi vanno decisi prima di partire e dal primo giorno di mandato lavorare in funzione di. Allora, ci sono problemi della revisione anche della viabilità, ultimamente si voleva rimettere insieme, c'è problema del centro cultura, ma queste erano questioni che non, con il programma elettorale non c'entravano niente. Ma noi mettiamo le cose per farci del male. Vedi Piazza Scipione, vedi. Allora, se serve operare, bisogna rimanere nell'ambito di ciò che abbiamo promesso ai cittadini. Se per caso capita l'affare, e se il centro cultura fosse un affare, perché arriva qui il signor Berlusconi che dice oh chi per esso, che chiamare adesso l'unico che ha i soldi in Italia, dicono che. Berlusconi, lasciamolo da parte, un altro signor X. Va bene. Allora sì, va bene, è un qualcosa in più, un valore aggiunto al programma. Ma il programma nostro dov'è? È passato quasi un anno e mezzo. I punti essenziali che purtroppo mi tocca sentire elencare dal cellulare di Basini, il Consiglio Comunale, sono tutte vere quelle cose lì. E lì su quelle cose dobbiamo prendere impegno. Noi abbiamo in ballo un progetto adesso che riguarda lo sport, ma che non so quanto c'entri con il nostro programma elettorale. Può esserci, può starci, se il privato arriva può starci, quella è una bella cosa, per l'amor di Dio, valutata anche lì, perché il problema è che quando entra il privato, la questione, qualunque essa sia, va valutata tre volte o quattro, cinque volte più attenzione che il solito, perché il privato fa business ed è giusto. L'amministrazione non deve fare solo business, se riesce anche, ma deve prima di tutto rispondere ad esigenze del cittadino. Quindi, utilizzando il privato che fa del business, deve risolvere un problema del cittadino. Se nello sport dovesse succedere questo, ci sta, va bene, ci sta, perché no? Se nel centro cultura questa cosa ci sta, va bene, io non sono mai stato pregiudizialmente contrario al centro cultura. Può essere una cosa, ma un valore aggiunto, non è che dobbiamo metterci dentro dei soldi per caso poi alla fine, oltre al terreno. Chiunque vive pensando che non morirà è un idiota. Chiunque vive pensando che domani morirà è doppiamente idiota. Quindi la vita va presa sì per quello che è. Ma non è che con questo noi dobbiamo fasciarci la testa oppure essere giulivi e felici. Dobbiamo avere le idee chiare su quello che possiamo fare nel tempo che ci capiterà di vivere. Basta. Benissimo Gerardo, io ti ringrazio anche. Sono a disposizione. E chiaramente vedremo gli sviluppi anche dopo queste tue dichiarazioni. Ma non hanno il senso, guarda, questo è fondamentale, non hanno il senso né di fare al punto in cui siamo a oggi, alla giornata di oggi, di fare polemica con gli altri, ma è necessario puntualizzare certe cose nella vita. Se io e te non andiamo d'accordo, due sono le cose: o ci diciamo in faccia quello che non va, poi ognuno può prendere la sua strada, ma se tu per convincermi, vuoi piano piano ogni giorno modificare e usarmi per i tuoi scopi, oppure raggiungere i tuoi obiettivi e basta, tentando di fare furbetto, un giorno mi accarezzi, l'altro giorno ti incavoli, l'altro giorno, prima o poi le cose scoppiano.